Eccoci qua, vediamo un po' questa lista degli youtuber pericolosi. Contenuti di questo tipo non hanno alcun valore. Non Un vengono trasmessi contenuti formativi e istruttivi per i ragazzi. Pessimo esempio. Fieric, un pessimo esempio. Linguaggio volgare, forse intendi i primi video di Lion. Coldo, mi stai facendo intrippare il cervello adesso. Utilizza un linguaggio volgare e mette in scena giochi beceri e demenziali. Che bel lavoro lo youtuber, vero? No, perché non è un lavoro, è uno svago, i lavori sono altri. Mica stare seduti al PC per tante ore di fila, digitare continuamente, scadenze che ti stressano è un lavoro. No, infatti non mi viene in mente nessun lavoro del Complimenti. genere. Siamo nel 2023, ragazzi, ormai il lavoro dello youtuber è stato quasi normalizzato. Persino lo Peccato che youtuber io è non posso definire obsoleto, ancora ma si parla lavoro, di perché non content guadagno un creator, perché si vanno a cazzo. realizzare contenuti indipendentemente dalla piattaforma. Piano piano tua madre inizia a capire cosa fai. Il governo italiano ha forse capito che bisogna fare un nuovo codice Ateco? Forse, vi ricordo che qualcuno grazie a questi codici Ateco ha rischiato di pagare multe salate allo Stato. Mamma mia, la monnezza che ho fatto. E i giornali hanno smesso di rompere il cazzo. Perché aveva 4 silver button? Ti racconto la storia di Poldo. C'aveva il canale del YouTube Poop, ma non poteva ricevere nessun premio perché aveva contenuti o con copyright o strecati. Quindi gli Anub, che sono suoi amici, hanno fatto sì che con un canale secondario loro, cambiando il nickname, sono riusciti a dare il premio a Poldo. Primo premio. Secondo premio mi pare che fu il secondo canale, ovvero questo qua che stiamo vedendo il video adesso. Il terzo mi pare che fu sempre del canale delle YouTube Poop, che poi gli diedero il premio. E il quarto mi pare che è il canale di Twitch che ha su YouTube, dove ricarica le live o live editate. Ecco quello che stavo dicendo prima. Il mondo degli adulti non smette mai di rompere le balle? Sempre a puntare il Bravo. dito contro noi generazione del web. Perché non facciamo niente, guardiamo i cartoni, giochiamo ai videogiochi, stiamo Fortunato, tutto il sì. giorno con il telefonino. Le E poi solite ti viene la stronzate che, per febbre, quanto che sei vere, sempre sul rimangono sempre così sul telefonino. generale che non c'entrano mai il punto della situazione, Perché c'è anzi lo Albano che urla in scavalcano per attaccare sottofondo? ogni errore che viene commesso, ignorando le miriadi di possibilità che internet offre alla Ha società fortemente moderna. Ma i giornali ragione. alla fine sono come gli youtuber, no? Questo articolo non lo clicca nessuno? Ok, aspetta che rimediamo. Ecco fatto. Anzi, no, aspetta. Ecco, ora è perfetto. Sapete la cosa Devi che questo. mettere YouTuber, droga, alcol, chi più ne ha più ne metta per essere cliccabile, se no t'attacchi. Questo è il giornalismo italiano sul web soprattutto. Poi sul giornale, non so chi compra ancora il giornale al giorno d'oggi. Diciamo con tutta sincerità. Aumentare di più gli adulti quando si parla di internet è che è totalmente libero. Nonostante negli ultimi anni è stato molto pulito, è comunque possibile ritrovarsi per sbaglio in situazioni spiacevoli. Vorrei rispondere che se stai su internet da 10 anni, quando ti trovi su un sito pericoloso, annusi la puzza da qualche parte, è peggio. Lo Disney sai che ci poi, sono alcune Shrek e cose che non vanno Disney. cliccate. Ma i bambini, oh mio Dio, possono rovinarsi la crescita per colpa di internet! Certo. Qualcuno pensi ai bambini! Perché mica bisogna spiegargli come distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? No, passiamo Vabbè, direttamente. lascia stare che alcuni bambini di oggi non lo capiscono facilmente, ma manco noi lo capivamo ai tempi quando vedevamo in TV robe potenzialmente pericolose, anche se dicevano non replicateli a casa. A fare una lista di Quindi non è contenuti cambiato tanto. positivi e di contenuti da cancellare dal mondo. Ed è qui che entra in gioco un acronimo, ovvero MOIGE. Il Movimento Mamma Italiano mia, Genitori è Emoige. un'associazione di promozione sociale impegnata nella protezione e nella tutela dei minori. Si tratta di Colui che ha rotto i un'associazione che per maroni la anche maggior a parte fa tutto il azioni web. poco criticabili, roba impegnata socialmente, bla bla bla. Ma agli occhi di molte persone, questa associazione non è altro che quel movimento di genitori che vuole censurare i cartoni animati giapponesi per impedire ai bambini di schiantarsi al suolo per aver emulato il movimento tridimensionale dell'attacco dei giganti. Ma chi è che lo Fisicamente fa? molta gente non ama il Moige per la Vabbè, sua una volta feci posizione su Spider-Man, alcuni ruppi temi, un primo tra mobile. tutti la sessualità, e per promuovere valori incredibilmente cattolici. Cosa devo vedere indietro? Dove sta? Ah, Goku. È il meme di Drip Goku, se non erro. Goku vestito, mi sembra, o Gucci,
Oh, Supreme. C'era un meme ai tempi, 2 anni fa circa. Che Per palle! molto tempo sono stati additati per essere quei classici genitori rompicoglioni che non ti fanno giocare a GTA San Andreas, o che addirittura Mamma mia, quando che eri piccolo. rottura! Madonna! Io mi ricordo pure mia zia. Quando si vedevano i film a bollino rosso, che gli dicevo, oh, io guardo i film a bollino rosso. No, ma cosa fai? Ma no, così. Ma quelli sono film vietati. Ma vaffanculo, va. Ma viva la vita. Ma ti danno certe cose. È un videogioco. Non è che vai nella vita reale. Trum, spara a tutti, rubo le macchine. Cazzo, un po' di cervello ce l'abbiamo pure noi. Saltavano la morte dei personaggi dei film Disney, una delle cose Madonna. peggiori che puoi fare ad un bambino. Che Tra le varie serve comunque trovate per del la storia, Monige, se no poi però, non vedi voglio più il concentrarmi personaggio. sull'evento annuale che prende il nome di Un anno di Ho zapping. visto il personaggio, l'ho visto. Non sono cieco, l'ho visto, l'ho visto. Di un mega documento che viene realizzato ogni anno, a partire dal 2006 fino al 2023. L'ultimo è letteralmente di qualche settimana fa. Ma di cosa si tratta? È Ok. sostanzialmente una guida cartacea che ha come scopo quello di classificare il mondo dell'intrattenimento. TV, film, cartoni, spot e nelle ultime edizioni Va bene, anche Gabri, grazie per internet, essere stato arrivando a qui. stilare una lista di youtuber negativi per i poveri bimbi a cui viene dato un Ma poi telefono in mano 89 H24 negativo, affinché va, stia oddio. zitto. Ironico, vero? In particolare, ci concentreremo sui loro giudizi su alcuni creator, ignorando il mondo della TV. Anche se vorrei fare un video A intero domani. insultandoli per aver definito Fammelo Drag rivedere, devo Race capire Italia se ho visto po. bene. Cosa hai visto? Ma vado a trovare. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Ma non riesco a trovare il timing Scritto dei perfetto. genitori che vuole censurare i cartoni animati. Boh, che c'è di strano? Cosa c'è che devi vedere? Cosa c'è che devi vedere? Hai visto? E sti cazzi! Stavo tranquillamente capendo la questione del Il mondo video. della TV, anche se vorrei fare un video intero insultandoli per aver definito Anche Drag io. Race Italia volgare. Molti Volgare! di voi magari ricorderanno Volgare! il video di Mark D. Hammer dove risponde alla pessima recensione del Moige, ma nel mio caso sono venuto a conoscenza di questo fenomeno Che grazie a Fieric. tristezza! Durante una Che chiacchierata è venuto fuori che lui è tristezza! stato inserito nell'edizione del 2021-2022 come canale da buttare nella monnezza. Il modus Ma? operandi è che prima fanno una breve descrizione del soggetto in questione, poi passano al contenuto, per poi uscirsene con roba come non mancano mai doppi sensi, parolacce e battute demenziali che rendono questo canale davvero un A me che pessimo me devono di esempio, bla allora? bla bla bla, Moige, non elevandosi a guardare mai giudice questo canale, ipocrita non guardare laddove mai lui, primo a YouTube. Se no che rappresentare cazzo mi un deve pessimo dire? esempio, poiché è incapace di produrre contenuti degni di questo nome, è un influencer vivamente sconsigliato, Ma capace solo poveraccio, di far Fieri, che si fa un perdere culo tempo e quadrato. sinapsi preziose a spettatori sia assidui che occasionali. Ragazzi, un giudizio atroce. Ma hanno ragione dopo tutto, Ma meglio chi hanno cercare Fieric. ragione? Così i bambini continueranno a ridicolizzarsi su internet e io prenderò il suo posto. Stronzate a parte, avete visto la loro capacità di utilizzare termini da adulti per parlare di un canale di reaction come quello di Fieric? Per i Che più non è solo attenti, invece, reaction, avrete notato precisiamo. questo simbolino qui in alto. Si tratta infatti della categoria bidoncino del trash. Dopo aver sorvolato sul nome Mo? incredibilmente cringe, le altre categorie sono faccetta triste, per la roba che è meglio evitare, faccetta media, per ciò che lascia il tempo che trova, faccetta sorridente, per contenuti Quale positivi, sarebbe? faccetta nera, la stella, No! per la roba No! educativa, e il premio Moige, per la roba veramente di qualità, che trasmette valori importanti, come magari fare un'offerta alla chiesa. Dai, basta, sto Mo? scherzando! Iscriviti al canale! Tra le pochissime edizioni che sono riuscito a recuperare, non molte purtroppo, anche se ho provato a scrivere al Moige che mi ha ghostato, ho raccolto una lista di 167 creator che sono stati giudicati, chi bene e chi male, da questa Angelo associazione Greco, vabbè, demoniaca puoi pro dire male Filippello. qualcosa di lui, Ovviamente del non posso Chad. parlarvi di tutti, quindi sceglierò solo quelli di cui potenzialmente creare un dialogo Ma perché c'è costruttivo. Questo perché in Giovanni, realtà il molti coso, come si creator sono chiama, stati giudicati Giacomo? bene. Io credo Secondo che voi, si quali chiami sono i o creator Giacomo, chi è valutati di due? meglio? Ovviamente quelli che fanno video per bambini. In No, particolare, non è I Me Contro Word Te hanno ottenuto quella. una stella, mentre È I Me Contro proprio Te una hanno canzone dei ottenuto tempi una faccia antichi. felice. Nulla di strano, soprattutto perché anche Geopop ha ottenuto un ottimo riconoscimento, ovvero il premio Moige. Ma qua gioco in casa perché adoro i canali di divulgazione. E li adora anche il Moige, perché in generale Vabbè, giudica giustamente il bene Moige deve canali che leccare parlano un di po' alla viaggi come Human scienza. Safari, o che parlano del benessere fisico come Danny Lazzarin, oppure quelli che ti danno consigli finanziari come Marcello Ascani, Ah, oppure quelli che cercano meglio che bamboni per Ascani. fare del content. Lavvo Chad, stellato. Vabbè, la Surri, bociata. positivo.
Sul ripositivo! Riccardo Dose? Positivo, io non ma so come? Se siano fumati per mettere lui positivo e IDF nella categoria neutro. Moige, tutto a posto. Ma che cazzo si fumano i Moige? Al Moige è veramente la droga, gira. I neutri ci stanno anche Ciccio Gamer e... Ma leggenda! No, davvero, qualcuno provi a spiegarmi perché Riccardo Dose è considerato più positivo di Ciccio Gamer. Ma che... Ma soprattutto... Perché sono insieme a... Erfai! Dovrebbe avere una categoria a parte per quanto mi riguarda. Ma basta parlare di creator bravi. Vabbè, da buongiorno. Quelli brutti, diseducativi, quelli che il Moige vuole... Vabbè, social boom ci sta che ha avuto il negativo. Sicuro. Tra i creator definiti spazzatura, ne troviamo alcuni molto palesi come Bello Figo e Dennis Dosio. Il primo ha un contenuto descritto come video riguardanti temi sconci e di bassissima lega. Vabbè, già capiamo a che livello. La bassezza più totale a cui l'essere umano può arrivare se privato della sua dignità. Niente, bro, mi dispiace. Però almeno se stai facendo indignare sta gente... Vabbè, non paga affitto. Questo personaggio funziona benissimo. Dennis Dosio, vabbè, non c'è nemmeno bisogno vabbè, di Dennis spiegare. Vabbè, Dennis Dosio, che cazzo fa? Tra alcuni più scontati come Social Boom e Lercio.it... Lercio! I creator abbastanza tranquilli. Melagodo viene condannata per le parolacce. Oh no, le parolacce! Mica è importante il Madonna messaggio Madonna mia, ste parolacce! Censurate South Park, per Dio! Dottor Vendetta che, boh, davvero lo consideriamo nocivo? Mark Diammer e Fieric, di cui vi ho già parlato. E poi ci sono tre creator che non mi aspettavo di trovare in questa lista. No. Tre nomi che quando ho visto accostati al bollino non adatto ai bambini mi hanno fatto scattare un meccanismo. Forse ho capito chi può che essere, chi possono a essere. Cosa? A partire da Crazy Mad. Vi ricordate, no? Quello che regalava le case alle barbone anche no, se... No, vabbè, sto video è assurdo! E pensi, ok, questo fa video per bebè. Ma il Moige se ne esce con una pletora di scenette, pantomima, valori e gesti di generosità solo per acchiappare qualche visualizzazione. Ha capito perfettamente com'è il canale di Crazy Mad. L'hanno descritto perfettamente. Un applauso al Moige. Un applauso al Moige. Ha individuato perfettamente il senso dei contenuti di Crazy Mad. Perfetto. Non ha detto nessuna parola fuori posto. È perfettamente quello. Acchiappa views. E non hanno torto. Un applauso al Moige, un applauso veramente. L'unica cosa sensata che sono riusciti a dire fino adesso. Perché del resto hanno detto praticamente delle cappellate. Consigliamelo, vediamo. Ma che cazzo ho letto? Oppure ancora Charlotte M. Vabbè, lasciamo stare sta qua. Cringe di YouTube Kids. A tal punto da fare... Mi ricordo ancora il video con lo zio... Di cui ci faceva la reaction flame, parliamo di 5-6 anni fa ormai. Na madonna. Non conosco quel canale. Mi è nuovo. Gadget per età compresa dagli 0 agli 1 anni fino a fare un cazzo di film. Ma secondo il Moige i bambini non devono vedere i suoi video perché l'importanza dei beni materiali prevale sempre. Madonna santa. Il giorno in cui metteranno me diranno il modo in cui costringe la gente a iscriversi al suo canale è disgustoso. E poi c'è lui, l'essere finale. Colui che la gente considera il mio acerrimo nemico solo perché non capisca cosa voglia dire interpretare un personaggio. Sto parlando di Lion VGF. Oh cosa? Gesù. Lion. Oh Lion Gesù. Fa video per bambini. Quello di Lion è un canale YouTube estremamente diseducativo. Ma non è possibile. Sono anni che porta avanti la teoria che i fan di Lion sono dei bambini. Ha fatto 6 libri, ha la saturazione sparata a 1000. Ha fatto l'uovo di Pasqua. Dai, sono tutti segnali che ai bambini piace. Kanu non si preoccupa di utilizzare un linguaggio volgare. Mette ma che volgare? Forse anni fa. E di certo non si aspetta da un ragazzo di oltre 30 anni. Non vi permettete di sfottere Lion. Aspettate, come sono passato da essere la nemesi di Lion a difenderlo? Moige, mi state facendo rivalutare YouTube Kids. Ma cosa sta succedendo? Smettetela di rendere illegale YouTube Kids. Ma come ci sta bene il Moige? In realtà, regà, rendere illegale un paio di palle perché il Moige non è un ente capace di dettare regole. Vabbè, diciamo questo lo sappiamo. Conta come l'ente per la protezione dei diritti degli animali quando ha provato a denunciare Pokémon Go.
Ma davvero? Non ho mai pareri così forti nei miei video, però a volte credo sia necessario sfruttare la capacità di parlare a un grande pubblico. Oddio. Soprattutto quando si parla di un tema che mi sta a cuore, come internet. Gli adulti e internet parlo a tu per tu. Non vanno mai d'accordo. Sono già pronto con l'editor di YouTube a togliere tutte le parti in cui vi sfotto, perché so che non capite l'importanza dell'ironia e del cazzeggio che caratterizza internet. Volete proteggere i bambini? Smettetela di mettere questo vetro opaco davanti ai loro occhi. Bravo, bravo Poldo! Al mondo che li circonda. Quando li lancerete a 18 anni nel mondo esterno, si troveranno spaesati. Sfruttate il tempo che state usando per guardare oltre 300 programmi all'anno da giudicare, per insegnare ai vostri figli il mondo così com'è, senza cancellare ciò che non vi piace. I bambini non sono delle cazzo di bamboline inanimate. Ha detto una cosa prettamente giusta. State trattando peggio dei cani, perché quelli, sei stupido, l'ho letto il messaggio, anche a fargli fare un backflip. I bambini non sono stupidi, ci vuole solo tanto impegno, ma loro capiscono e da grandi avranno il giudizio di capire da soli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché il family friendly è importante come il due di coppe quando la briscola è di denari. Chissà se mai il Moige vedrà questo video. Ci sono tutti tranne me. Ok Moige, io faccio sesso con le formiche. No Poldo, no. Ma come sesso con le formiche? Ma mi dissocio. Ma mi dissocio, Sor Poldo. Ma come sesso con le formiche? Un po' troppo, bro. Sì, è molto goliardico il nostro amico Poldo. Non a caso faceva le pupo civi meme prima, quindi sappiamo da che mondo proviene il nostro caro Poldo, sappiamo da che mondo viene.